La festa di una notte di fine estate ha chiuso l'edizione 2022 di Impronte Femminili, la rassegna di arte, cultura e narrativa per le pari opportunità e i diritti umani, che ha fatto dialogare linguaggi e territori eterogenei. Lunedì sera si è svolto l'ultimo appuntamento, organizzato dal Comune di Fano e dedicato alle donne immigrate da ogni parte del mondo che conservano nel cuore le origini e le tradizioni della propria terra. Quest'anno la rassegna ha avuto come tema il multiculturalismo, con l'obiettivo di portare avanti una conoscenza per creare una relazione in una casa stabile pubblica come il Paricentro. Sin dal tardo pomeriggio, nei suggestivi spazi della Rocca Malatestiana si sono susseguiti laboratori, sfilate di costumi tradizionali, poesie, ma anche canti e danze popolari, oltre ad una cena multietnica, un incontro conclusivo che ha raccontato l'identità culturale di tanti popoli diversi. Veramente una ricchezza di presenze, di comunità di origine straniera residenti nel nostro territorio che siamo riusciti comunque a coinvolgere in questo percorso grazie anche alle tante associazioni, alle tante realtà comunque che con noi hanno voluto condividere questo lungo articolato percorso che comunque parte dall'8 marzo e si conclude oggi per la quinta edizione di Impronte e un protagonismo forte femminile. Molto comunque c'è molta voglia di esserci, di fare comunità e non possiamo che veramente essere felici di aver condiviso con una giornata di festa e di pace questo percorso. Presidente dell'ambito sono anche qui insomma per valorizzare questo e soprattutto con un'iniziativa importante che c'è stata a Pergola di confronto fra le esperienze, le storie, i racconti, le emozioni delle donne che vengono dall'est. Io credo che iniziative come queste siano indirizzate giustamente verso percorsi di inclusione, percorsi che servono anche per sensibilizzare e costruire una comunità più solidale dove le differenze siano un valore.